Che bello girando per Tutto Food incontrare Nicola Fiasconaro, che oggi a Tutto Food ha presentato, intanto ha voluto celebrare i 60 anni dell'azienda del Papa Mario insieme ai fratelli Martino e Fausto. Grazie. E ha presentato Oro di Manna, un nuovo prodotto. Però io incontro anche Raffaella Corsi Bernini, l'anima di Salotti del Gusto, è un evento che ci sarà in Val Badia a giugno, dove anche Nicola avrà una parte da protagonista. Adesso però non voglio dire tutto io, perché facciamo dire qualcosa sia a Nicola che a Raffaella. Raffaella. A Salotti del Gusto Nicola Fiasconaro sarà il protagonista. Lui è l'ideale protagonista di un salotto nel quale si fa cultura del gusto, nel quale ci si racconta la tradizione, l'innovazione e l'eccellenza. Quindi siamo orgogliosi di averlo, di festeggiare con lui i 60 anni della sua prestigiosa attività. Lo faremo con una maestosa cena di gala cucinata da prestigiosi chef stellati e festeggeremo così l'azienda Fiasconaro. Quindi Nicola, dove ci sono gli eventi importanti, dove bisogna esserci, io Nicola Fiasconaro lo incontro sempre. Quindi giustamente sei stato eletto ambasciatore del prodotto del distretto dolciario tipico siciliano. Scusami se mi impapero un po', adesso lo faccio dire a te. Allora, raccontaci. Beh, questo è stato un momento davvero importante. Eravamo a Verona, in questo caso, al Vinitaly, che è la fiera più importante, più prestigiosa di quello che è appunto il mondo del vino italiano nel mondo. In una conferenza stampa con le istituzioni regionali mi hanno incaricato di avere questo ruolo istituzionale come coordinatore del distretto dolce tipico di Sicilia. Significa un po' mantenere e migliorare un patrimonio millenario delle nostre culture enogastronomiche. Un ruolo importante, l'ambizione di creare in questo distretto la tracciabilità, il rigore scientifico delle materie prime che utilizziamo, perché la Sicilia da tutto il mondo è riconosciuto che da questa terra nascono dei frutti meravigliosi. Pastificio Lagano, c'è con me Marina, questa è una pasta artigianale trafilata al bronzo che viene prodotta in che zona? A Roma, dentro la città di Roma, proprio noi abbiamo il laboratorio e il pastificio dentro Roma. Quindi territorio proprio... Quindi una pasta cittadina, una caratteristica della vostra azienda o del vostro prodotto che ci vuoi dire? Allora, la nostra pasta viene prodotta da me e da mio marito dalla mattina alla sera. Noi la produciamo, usiamo prodotti solo italiani. È una pasta artigianale che ha riscosso finora molto, molto successo. Speriamo di crescere in fretta. Prossimo appuntamento, Marina, dopo il Tutto Food, per incontrare il vostro prodotto sarà? Salotti del Gusto. In provincia di Firenze la famiglia Gonnelli è titolare del frantoio Santa Tea, olio extravergine d'oliva toscano di altissima qualità. Serena Gonnelli, cosa ci dici della tua azienda? Buongiorno. La nostra è uno dei frantoi direi più antichi attualmente attivi in Italia, perché il frantoio di Santa Tea risale al 1426. Fu acquistato dalla famiglia Gonnelli, dalla mia famiglia, nel 1585, quindi è una storia, è una passione verso il mondo dell'olio extravergine di oliva che ci tramandiamo di generazione in generazione. Oggi abbiamo ampliato anche la parte agricola, per cui abbiamo 50.000 piante dislocate tra Siena e Firenze. Tutto Food, facciamo degustazioni e il prossimo appuntamento che vuoi lanciare per chi vuole conoscere il tuo prodotto sarà? Saremo presenti ai Salotti del Gusto a San Cassiano Terme, per cui ecco, quello è un ulteriore appuntamento dove poter assaggiare il nostro prodotto. Fra le aziende di Salotti del Gusto dal 22 al 24 giugno in Alta Badia ci sarà anche l'azienda Sosio in Valtellina, producono bresaole da 3 generazioni. Allora, qui c'è proprio Alessandra Sosio. Siamo presenti a Tutto Food con una selezione di alcuni dei nostri momenti di vita aziendale che abbiamo voluto offrire ai nostri visitatori, ai nostri clienti. A Tutto Food presentiamo questa linea di nuovi pack
che sono realmente innovativissimi, mai usciti sul mercato, e quindi stanno riscontrando peraltro un ottimo successo, un ottimo interesse. La chicca e la vera particolarità che in anteprima abbiamo portato a Tutto Food, ma che sicuramente avrà maggior rilievo a San Cassiano, è la mia Bresaola, che è un progetto specifico di mio padre che ha voluto ripercorrere le vecchie lavorazioni, quel che ha imparato da bambino, quando era bambino nella macelleria dei suoi, e ha voluto lavorare appunto queste bresaole, questi pezzi di carne, come ha imparato da giovanotto.